La scorsa volta è finita con Long che se la ritipa con Steve Jaws, però oggi tocca affrontare un nemico molto molto forte, molto molto carino anche. Ma non tocca a Long affrontare, tocca a Darius, quindi Blather, Sally, vi voglio bene, ho visto tutto quanto X-Files o Y-Files, e andiamo da Alius però. Anche perché se non vado avanti con Alius non si può fare nulla. E Vitaliano vuole anche aumentare il rango del Watch. Facciamo anche lui, dai. Già. Ecco qua il primo nemico, Solo Sol. Mi dà fastidio che stia da solo, sì. In effetti, non ha tutti i torti. Meglio stare soli, però, non sempre. Oh mio Dio, è Leo Forte. Che bello. Cioè, ragazzi, mi ha shottato, eh. E ha solo uno di recupero, di movimento. Wow. Chi è questo? Invipolpo, vai. Affrontiamolo. Ma no, è ciclopino. E senza origine. Ah. Ma c'è il Sekiro qua. C'è il Sekiro! Ma c'è un bellissimo Sekiro qua sopra. Ehi! Questo è farmabile! Questo si farma qui. Vabbè, però, ragazzi, voi me li mettete su un piatto d'argento proprio, eh. No! Ci ho sperato per un momento. Ed ecco l'ultimo, Grillorbice. Ciao, Tato. Una spuntatina, me la dai una spuntatina che i capelli fanno schifo un po' i miei. Che altro mi ci vorrebbe una ricrescita per il centro che porto sempre le cuffie. Ce l'ho sempre schiacciati al centro. Per questo indosso le cuffiette per le orecchie e non per la testa. Ma che cazzo stai a dire? Però ora chi fa il Sekiro è un Nian, Ruby Nian. Oh, eccoci qua. Oh, il rango C è stato un gioco da ragazzi, eh. La prossima volta dammeli più forti, sti yokai. Ok, c'è Mega Nian. A dieta con Mega Nian. E dunque, dov'è questo signor Mega Nian? Ah, eccolo qui. Mega Nian! Eh già, se vi ricordate era dimagrito la scorsa volta in Yokai Watch 2, però a quanto pare in neanche un anno si è ringrassato, ha ripreso tutto quanto il peso che aveva perso. Si chiama Obernian, ma si è lasciato andare un po' troppo. Quindi gli eventi di Yokai Watch 2 sono da considerarsi non canonici? Non lo sapremo mai. No, in realtà Yokai Watch 2 forse è l'unico canonico. Devo rincorrere Auvergne, ma dai. Cioè uno sta lavorando e si deve mettere a giocare a chiapparella. Io non lo so, eh. Sì, ma non è bastato. Andiamo in palestra. Ma magari, sai cosa? Una lotta? Beh, magari dopo fai un po' di moto, no? Beh, Gagnan, a questo punto siamo in palestra. Quindi vedi un po' che bisogna fare. Con chi ti vuoi allenare? Ah, col sergente Bava. Mi piace l'odore del napalm al mattino. Ti farà fare un bel allenamento che ti brucerà i muscoli oltre che i grassi. Eccolo! Sergente Quadro! Vai con lo Yo Fit! Yeah, in spedizione, cosa? Ma scusami! Ma che significa? Oh, dieta con Meganian completato. Bene, possiamo andare avanti ora. Una delle altre richieste ci chiedeva di parlare con il dottor Frank. Qui all'ospedale notturno. Vuole farci assistere ad un esperimento. Vediamo un po' questo esperimento. Ed eccoci qua, questa è la strada per andare dal dottore. C'è una vasca qui che probabilmente veniva usata per riabilitazione. Eccoci qua. Ok, questo è un passaggio segreto, nessuno dovrebbe esserne a conoscenza. Ma noi siamo esploratori e qui ci sono molti yokai in vitro. Allora, dottore, di cosa ha bisogno? Ci dica. Vuole che assistiamo a questo esperimento? Ai ai ai, sono scappate delle cavie da recuperare assolutissimamente. Ah, ma nessuno mi ha detto che le cavie sono delle piccole tartarughine belle belline. Ecco la seconda, vediamo un po'. Ah, ma questa c'ha un colore argentino, eh. Ed ecco l'ultima tartarughina, l'ultima cavia. Questa è un po' più verde-blu, insomma, è mischiata. Dottore, abbiamo preso le sue cavie. Ora cosa vuole farci? In effetti il termine cavia non è molto rassicurante. Fonderò questi tre yokai creando un nuovo. No, non può farlo! Le fusioni sono belle solo nei cartoni animati! Dottore, lei non può farlo. Oh no, dobbiamo affrontare il dottor Frank in battaglia! No! Boh, anche dottor Frank è andato, eh. Lui è stato piuttosto degli altri. Guardali, 2000 punti esperienza, vorrei ben vedere. Dottore, allora qual è il suo piano? Ah, le lascia libere in mare. Perché mi sembravano più tartarughe da terra. Però, se vanno in acqua, sì. Oh, ci dà un Fancy Death! Figo quello! L'ultima missione principale è una signora che vuole un modellino giocattolo per il proprio figlio.
Ma questa gli è arrivata la circolare che siamo un'agenzia investigativa e non l'agenzia balocchipertutti.com? Ma siccome bisogna batter cassa, accettiamo qualsiasi tipo di incarico. Ma veniamo pagati? Questa è una cosa che ora mi fa sorgere questo dubbio, perché non ho mai visto nessun cliente che ci paga. Professor, se lei per caso ha visto un modellino giocattolo, ne sa qualcosa? Se sa qualcosa, parli. Eccolo qua! Wow, Leo Kong S! Yombai! Modellino fatto, costruito, eccolo qui. Ed è davvero davvero carino, devo ammettere. Modellino Mac. Sembrava più grande mentre lo costruivo, eh. Portiamolo al ragazzo e andiamo a quel paese. Signora, ho fatto, eh. Tutto a posto. Finisci letto numero 2, ma guarda che bello. Che bello aiutare le altre persone. Non è vero. Allora, Blantapiro, ci sono altri incarichi per noi? Noi lavoriamo sodo e duro. E ci divertiamo anche sodo e duro. Intanto Alius deve però continuare la sua giornata da adolescente normale e non cercare solo yokai e combattere mostri, ma anche socializzare con la sua amica Jessica, in questo caso. Devono andare al centro commerciale a... Che vanno a fare le ragazze al centro commerciale? Shopping, no? Che credo. Stereotipo? Può essere. Ma ovvio, si prendono un gelato, no? È certo, è normale. E poi ovviamente si guardano anche un film. Ovviamente vediamo il film dove ci sono botte e schiaffi e... vabbè, storia d'amore. I cliché più cliché dei cliché. 2 hours later. Il sergente Quadro ci ha chiamato e ci ha detto che Overnian non ha fatto progressi. Beh, non è che in un giorno Overnian possa fare progressi. Voglio dire, per diventare magro dovrebbe letteralmente andare a fuoco. E non credo che gli faccia piacere l'idea. Però ci ha scritto anche il dottor Frank tramite Kainet e ci ha detto che la sua invenzione è riuscita. È riuscito a unire 3 animali? Beh, non vedo perché andare all'osservatorio, cioè stai lì a fare cosa? Eccolo qua, dottor Frank, allora, ci dica, la sua invenzione è riuscita. Però, guarda nel telescopio, ok, grazie, fammi fare. Ah, quella è la nave. Non vedo. Beh, a meno che non è uno scoglio strano, è un mostro. Non so se la scritta giapponese è voluto, ma penso di sì, perché se no... sarebbe grave. Sono le yokavie, già. Però è il momento di dimostrare che siamo... cosa? Che succede? Dicevo, è il momento di dimostrare che siamo dei veri eroi. Overnian vuole combattere col mostro gigante. Vabbè, senti, Overnian, fa una cosa, ci penso io. Ti prendo a pugni fino a che non ti sgonfio, va bene? O forse lo gonfio solo di più. Overnian, dovresti ingigantire il mega modellino del Mac. Farò diventare mega, sì. Però è bello come mech, non mi dispiacerebbe averlo come modellino. Ok, all'attacco allora. Sconfitto!
bello, molto molto bello. Ho pensato di non farcelo a un certo punto perché ho preso solo botte dall'inizio alla fine, però invece no, ce l'ho fatta. Eh sì, la tua vita è perfetta perché hai pilotato un robot gigante. Eh già, proprio così. Beh, ad ogni modo, amici miei, io vi ringrazio per aver seguito questo video e nel prossimo andrò avanti con le avventure di Lonk. Scopriremo qualche mistero sugli UFO, chi lo sa. E in descrizione trovate tutti quanti i link utili e ci vediamo alla prossima. Ciao!